cardinali perché incardinati nella Chiesa di Roma. Non qualcosa di accessorio o decorativo, ma un perno, un punto di appoggio per la comunità. Papa Francesco disegna così i tratti del buon principe della Chiesa alle 9:20 porpore nel concistoro ordinario pubblico di sabato scorso nella Basilica di San Pietro, un rito al quale prende parte anche il Papa Emerito Benedetto XVI. Nel suo discorso Francesco ripercorre l'inno alla carità di San Paolo e invita ad amare senza confini con gesti concreti, con l'intenzione di volere sempre il bene. Il Papa sottolinea poi che la carità è lontana dall'invidia e dall'orgoglio, tentazione alle quali tutti, anche le dignità ecclesiastiche, non sono immuni. È solo nella trasformazione del cuore, nel trovare il centro di tutto in Dio, che si può essere rispettosi e attenti agli altri. È solo la carità che ci libera. Ci libera dal pericolo di reagire impulsivamente, di dire e fare cose sbagliate e soprattutto ci libera dal rischio mortale dell'ira trattenuta, covata dentro, che ti porta a tenere conto dei mali che ricevi. No, questo non è accettabile nell'uomo di Chiesa. Seppure si può scusare un'arrabbiatura momentanea e subito svolita, non altrettanto per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi. Nella carità che tutto scusa, crede, spera e sopporta c'è il programma di ogni vita spirituale e pastorale. Ma tutto questo, sottolinea il Papa, non viene da noi, ma da Dio che è amore. Pertanto bisogna essere sempre più incardinati nella Chiesa che presiede nella carità e docile allo Spirito Santo che riversa nei cuori l'amore di Cristo. Dopo il giuramento dei nuovi cardinali, l'imposizione dello zucchetto e della berretta rossa, la consegna dell'anello e del titolo o la diaconia. Nel pomeriggio le visite di calore dei porporati, alcuni provenienti da paesi che non avevano mai avuto un cardinale, come Capoverde, il neoporporato Arlindo Gomez Furtado, vescovo di Santiago di Capoverde. Noi viviamo insieme in mezzo al popolo, con molta semplicità, e allora, come il Papa Francesco ha detto, il pastore devono essere accanto, indietro, in mezzo al suo gregge. Allora noi viviamo un po' così, forse questa prossimità e questa amicizia, questa collaborazione prossima, forse sia una delle forme di contribuire, e questo mi pare importante, che la Chiesa sia protagonista di questo approccio pastorale. Nella messa con i nuovi cardinali, domenica in San Pietro, Papa Francesco prende spunto dal brano evangelico della guarigione del lebbroso per ricordare la compassione di Gesù di fronte all'emarginazione e la sua volontà di integrazione. È la rivoluzione dell'amore di Cristo che scuote la mentalità chiusa nella paura e autolimitata dai pregiudizi. Gesù, afferma il Papa, non ha paura di chi si scandalizza di fronte a qualsiasi apertura, qualsiasi passo che non entri nei loro schemi mentali e spirituali. Sono le due logiche di pensiero e di fede, la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti, che anche oggi percorrono la strada della Chiesa. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. La strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i lontani, nelle periferie essenziali dell'esistenza. Andare con un linguaggio nuovo, con la carità creativa, senza aver paura della tenerezza, ma con l'abbraccio che guarisce gli intoccabili e li rende nuovi testimoni dell'amore di Dio. Vi esorto a servire la Chiesa in modo tale che i cristiani, edificati dalla nostra testimonianza, non siano tentati di stare con Gesù senza voler stare con gli emarginati, isolandosi in una casta che nulla ha di autenticamente ecclesiale. Vi esorto a servire Gesù crocifisso in ogni persona emarginata, per qualsiasi motivo, a vedere il Signore in ogni persona esclusa che ha fame, che ha sete, che è nuda. Non scopriamo il Signore se non accogliamo in modo autentico l'emarginato.